Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Minato in questo che è il 28esimo episodio di questa serie di Europa Universalis con la Gran Bretagna. Facciamo un po' il punto della situazione. Nello scorso episodio abbiamo un po' rotto le scatole così. Per tenerci impegnati al Congo abbiamo preso da loro tre province, tra cui una miniera d'oro. Questo ci crea altri problemi con il nostro caro... con la nostra cara inflazione, non mi veniva la parola. Stiamo annettendo la Francia e siamo all'88,7%, quindi non ci vorrà ancora molto. E... dov'è il dettaglio? Eccolo qua, è qua sotto, 1693-1908, mancano 200 punti. In questo momento ne abbiamo 299, quindi potremmo anche di fatto spostare il focus al militare, perché voglio recuperare un po'. E vediamo un po' se ci possiamo permettere qualcuno. In verità stiamo già perdendo soldi, ma non ne stiamo perdendo tantissimi, quindi vediamo questo for defense, almeno un punto in più, 10 punti al mese, perché vorrei recuperare questo gap che abbiamo con le potenze di cui ci dobbiamo preoccupare, che sono la Spagna e l'Olanda. Sono a 17 e 16, noi siamo a 15. La prossima idea è proprio quella militare, non è il caso, devo recuperare, come ho appena finito di dire, e riuscirò a recuperare il primo nel 1610 e a 10 punti al mese, almeno altri una sessantina di mesi, quindi diciamo fra 6 anni riusciremo ad arrivare anche noi al livello 17. Allora, qui noi potremmo andare col livello amministrativo sopra, però praticamente perderei tutti i punti e ne rimarrei con pochi. E praticamente noi abbiamo sempre questa imminente civil war, quindi come passerà la legge qua, che potrebbe succedere da un momento all'altro, 4 mesi scoppia la civil war. Scoppia la civil war, a noi ci servono i punti, perché se non ce l'abbiamo la civil war, tra le varie cose, ci abbasserà la stabilità, che noi dovremo cercare di riportare, mi sa, ad 1 per farla finire. Era così? C'è scritto qua da qualche parte? No, non lo dice, però una volta mi sono informato, diciamo così, una volta scoppiata ci farà perdere 3 di stabilità, quindi questo ci porterebbe addirittura a meno 3 e noi dovremmo avere tipo 138 punti a livello, insomma tipo 500 punti, insomma, per portarci ad 1 e farla finire. Quindi conviene averceli, così che non abbiamo grossi problemi. Qui sta avendo grossi problemi l'Austria al momento. E vediamo un po' le nostre navi da trasporto, dov'è che stanno? Stanno qua sotto. Qui abbiamo una truppa a far nulla, quindi le navi da trasporto, queste ce le portiamo qua su e basta, sono queste. Ah, ci sono anche queste. Togliamogli il trasporto automatico, perché se no ci spostiamo e il gioco è così intelligente che aspetterà queste dall'America prima di fare gli spostamenti, perché è naturale. Quindi non saliamo nemmeno di livello amministrativo, almeno fin quando non abbiamo cappato. Tarn Quebec Intesite mi piace, perché non voglio sicuramente annettere Aragona e non ho il diplomatico per lavorare su... Scusate, perché la Spagna passa per i miei territori? Come diavolo sta facendo? Forse Provenza ha il passaggio. Ok, glielo leviamo, quindi gli spagnoli li lasceremo lì. Quei 6-7, purtroppo, alcuni sono passati. Ho detto che non voglio fare guerre. Con chi sei in guerra? Oh. Metti la pausa. Perché non mi fai vedere con chi sei in guerra? Eccolo qua. Vabbè, con Robetta. Ok, accettiamo. Loro con i ribelli stanno messi meglio. 8.8. E qui il problema è chiaro. Problemi di cultura e problemi di religione. Questa è questa religione riformata. Ecco cos'è che crea problemi all'Austria poi di fatto. Sono queste due province che rompono le scatole. Io qua ho un contingente, se mi ci vado a parcheggiare su, gli do una mano? Se magari metto la spunta, visto che siamo in guerra, mi dovrebbero assistere. E un'altra cosa potrei dire ai miei amici di supportarmi. Quindi
Io faccio un po' il furbo, vediamo se mi vengono a dare una mano qui. Questo dovrebbe abbassare un po' l'unrest, non di tantissimo, ma un po'. Wow! Sono riuscito a portare un bel po' di truppe qua prima che ho tolto il passaggio. Se si deficiente hanno chiesto il passaggio pure alla Francia. Bohemia, Wurzburg, Provence. Ah no, questi sono gli alleati, quindi gli hanno tolto quei castigliani da lì, mi fa piacere. Può far sol che piacere se Castiglia perde dei soldati. In generale mettiamolo qua. Ce n'ho uno tipo... no. Costi stabilità più bassi. Mandiamo via lui, ma vediamo un po' che succede. Abbiamo perso il matrimonio con la Polonia. Abbiamo uno slot libero. Siamo alleati, quindi direi che il matrimonio lo rifacciamo, ce lo chiedono loro. Quanti anni ha il loro re? 41. Il nostro? 59, quindi conviene che te lo chiediamo noi a te, aspetta, Ok, è finita Saint Lucia, Royal Marriage, te lo chiedo io a te. Grande. Il nostro re potrebbe morire da un momento all'altro, che cosa abbiamo dopo? Margaret d'Anjou, 161. Fa abbastanza cagare. Questo è un problema. Che avremo pochi punti amministrativi dopo, quindi non li posso spendere assolutamente questi. Production efficiency, che non è male. Io devo togliere questo della diplomatic reputation. Qui mancano 120 punti, 6 per... quindi 20 mesi. Ok. 1612 vanno via loro. Quanti soldi stiamo perdendo? 5,31. 20 mesi sono un centinaio di ducati. Me lo posso permettere anche economicamente. Appena finirà toglieremo questo. Ho deciso di diventare un po' più, come dire, minuzioso nei commenti. Spero che almeno questo vi piaccia come cosa, vi faccia capire che cosa sto facendo e perché. Ok? Spero vi piaccia, insomma, il fatto di essere un po' più profondo nei commenti e non solo dire ah, corri qua, corri là, o cose del genere. Ah. No, non posso avere stabilità, anche se... No, vabbè, dai, teniamocela così, perché dicevo il meno 3 di questa, appena questa comincia, come questa legge passa, 4 mesi dopo abbiamo la Civil War. Vabbè, ormai i soldi abbiamo persi, vabbè. Provincia non resta, Anziku. Un Crimson Pangu, che penso che sia sempre roba del Congo. Sì, vabbè. Naval Supplies in Quebec, quindi sempre col Congo. Vediamo qua se posso gestire un po' meglio la cosa. L'unrest, qui è 0. Le truppe meno 2,50 e meno 4,08, quindi non serve. Qui l'unrest è 0, meno 4,08 e meno 2,50. Quindi possiamo tranquillamente portare le truppe qua, ad Anziku. Qui hanno dei problemi... Ecco. Sono entrati nel mio territorio, sti bastardi. E ti risolvo anche i problemi di ribellione, Congo. Eh? Che amico. Te lo aspettavi? Ok, qui abbiamo 0,9... separatismo. Qui hanno fatto pace, quindi stettino alla Scandinavia. Quindi adesso sta a 0 pure qui, non ho un resto da nessuna parte, è meno 1,56, quindi dobbiamo aspettare un po'. Forse potevo mettere a fare un core. Sì, posso mettere a fare tutte e due, perché sono tutte e due. Ok, quindi questo mi aiuterà. Non so, spendo punti, però dai, ne ho abbastanza per fare il bump. Quindi Quebec is not economic, ho una vita. Qui c'è, perché mi sa che ho un colonizzatore, ecco, proprio qui non c'è, bravo. Aia, Francia, Austria, Aragona, Azzon, beh, tutte meno 25, fa piacere. Ok, vediamo un po' come va. 155, 127, 123, vabbè, loro tra un po' sono andati, 63, 45, 45, 45. Forse, allora, cominciamo a lavorarcene un po', sti amici.
perché sennò posso via uno in più. Abbiamo preso un po' di power projection. Loro vanno via nel 1612, perdendo tantissimi soldi ancora. Un altro anno, 1612, quando? Ad agosto. Dai, forza ragazzi. Sta legge non passa. Io non voglio nemmeno mettermi a prendere altro, perché vorrei aspettare che scoppiasse la Civil War. E forse era meglio tipo non prendere nessun dibattito in Parlamento per 4 mesi e farla scoppiare e risolvere il problema. Probabilmente. Quindi un altro core è andato. Posso convertire questa. L'arrest nostro è meno 5. Ho dei problemi proprio lì dove sto provando a convertire. Non ci vorrà molto. Dopodiché forse posso portar via pure gli amici. Ah no, sto convertendo qui e c'ho 0. Sto convertendo qui e c'ho 0. Che sto facendo qui? Ah no, i core. E core. Questo è già core. Potrei alzare addirittura. ...1613, non ci vorrà molto. Perdo prestigio, Logan resta più 4, no. Ok, loro si oppongono. È entrata una colonia, questo mi farà risparmiare un po' di soldi. Ok. Meno 5 adesso. Vediamo se posso abbassare un po' la manutenzione delle colonie. Vedi un po'. Ecco qua, 000. Allora, qui come funziona, ragazzi? Lo so, adesso sta a metà. Qualcuno se ne guarda che sta a metà. Allora, vedete? Dice, in questo momento le colonie non aumentano annualmente. Io se aumento qua, spendo di più e aumentano di un tot. Però, di fatto, basta che non le mettete negative. Stanno diminuendo di 5. Cosa strana, nonostante qui dica 0. Questo è un baghettino che ho visto già da Eldorado in poi. Mettiamola a 5. Ok, Church Power è più 1 di tasse lì. Ok, questo vabbè non sta aumentando in maniera automatica, però ogni tot tempo, qui c'è scritto, siccome c'è un colono che ho la chance a 43% di aumentare di 25 unità ogni mese, e più diventano tante le persone qua e più questa chance è alta. Adesso la colonia praticamente è a metà, quindi più o meno un'altra guerra. Vabbè, accettiamo. Tanto non dovrebbero essere tantissimi. Ok, posso salire di un livello militare, lo facciamo. Sicuramente. La tentazione qui è altissima di salire. Posso prendere i cannoni. Ok, fatto. Sta legge non passa, legge non passa. Adesso voglio che passi, non passa. Io non so che fare. Vabbè, una volta annessa alla Francia qualcosa ci inventeremo. Quanti siamo qua? Sono a caccolina qui. Vabbè. Scandinavia sta andando giù dura, eh. Vedete se sta incuneando all'interno del Sacro Romano Impero, almeno. Penso questa sia l'idea. Ok, loro sono un livello 17. 17 noi siamo 16 adesso, quindi abbiamo recuperato un po' di gap. Riusciremo ad arrivare a 17 anche noi nel 1615 di questo passo. Ok, un'altra conversione è andata, l'ultima. L'over extension sta passando. Qui ho 190 di church power. Questi stanno in guerra, stanno perdendo. Guarda Provenza con un cavallo che attacca un soldato 2. Qui perderà. Perché perderà? È stupidi. Vabbè. Loro sono sempre alleati con sto mondo e quell'altro. Ok, qui potrei perdere soldi. Questo lo possiamo togliere ormai. Quanto manca? 7 al mese. Mancano altri 2 mesi. Ok, lo posso togliere. Wow. Ciao. Quindi in questo momento comincia a recuperare soldi. Bene. Un altro mese e la Francia sarà andata. Ok, almeno diamo un senso a questo episodio, visto che la Civil War non ne vuol sapere. La Francia adesso dov'è che ha portato tutti gli uomini? Dappertutto, qua su. Quindi questi saranno nostri tra
un mese, eccolo qua, tra 10 giorni. Potere amministrativo. Ho più 40 di local autonomy in Normandia. Dov'è Normandia? Eccola qua. Adesso perdere un po' di soldi. Però i punti mi servono. Fa nulla. Tornerà la local autonomy. Arrest, addirittura il bassissimo la potrei pure... Allora, aspettate, fermi tutti. Questo mi ha dato un po' di prestigio, un po' di casus belli. Ecco, quindi la cosa qui adesso sarebbe magari di cominciare a far guerre nel French Mexico, nel Messico. Allora, vediamo un po'. La Francia mi ha portato sicuramente dei soldati. Allora, io ho 14 soldati in più. 14 soldati in più. 51, 17, 33. 45, 15, 51 è perfetto. Mi piace, quindi dovrei perdere 14 uomini. Che forse però ho un po' di fanteria in giro, che sono quelli per le colonie, quindi... Perdiamo i cavalli, 4. E magari perderei anche metà dei cannoni qua. Quindi 8 li ho persi così. Questi li lasciamo ancora in giro per un po'. Ne dovrei togliere altri 6. A questo punto tolgo 2-2-2. 1-2. Qua non li posso togliere, quindi tolgo 2 cannoni. E vabbè, diciamo così. Ok, in questo momento sono al force limit. Posso avere altre 12 navi. Ho 30 navi da trasporto e mi sembrano abbastanza. 12 pesanti pure mi sembrano abbastanza. Che spero stiano tutte in naftalina. No, sono 10 in naftalina. Ah, giustamente delle navi me le ha date la Francia. Queste sono da trasporto. Questa è una galea, che in verità non mi serve a una ben amata cippa. Sa che non ne ho. Qui ne ho una. Qui ho due navi pesanti così. Fermi. Ok, le portiamo insieme a queste altre 10. Ed ho una galea che avevo preso in qualche guerra in giro. Non mi servono, visto che sono sempre negli oceani, difficilmente vado all'interno. E English Channel torna. Queste navi sono pure tutte danneggiate. E andate dall'altra parte voi. Anche tu. Incredibile. Allora, aspettate, che dovevo togliere più? Adesso ho 14 posti per navi, farò tutte navi leggere a sto punto. Anche se forse potrei fare altre 10 navi da trasporto. Bella flotta di 40 navi da trasporto. Sì, se devo fare... Portuguese Brasil vuole una mano per l'indipendenza. Il problema è che loro, se dichiarano guerra al Portogallo, che è alleato con la Spagna, io mi troverei in guerra contro la Spagna che è... A livello 17, io sto ancora a livello 16. No, non ti aiuto, mi dispiace. Che è? Too few seats. Quindi devo mettere qualche seggio pure. Parigi. Va via? No. Development. Come si fa a mettere per livello di sviluppo? Non me lo dice il livello di sviluppo, no. 989. Mi sembra abbastanza alto, 794. Quindi Orléans. Peccato che non mi fa vedere il livello totale di sviluppo. Anjou, 794, 12, 12, 10. Alencon, facciamo Alencon. Abbiamo finito? No. Vuole ancora qualche altro seggio. 665, 4766, 7612, Champagne. Champagne.
ancora. Ok. Ancora qualche seggio. Vediamo un po'. Local sviluppo. Orlean l'ho messa. Questa da 8, ce n'è uno da 9. Orlean l'ho messa, 7, 9, 4. Ce n'è un'altra da 8, eccola qua, ma l'avrò messa. Questa, lingua d'oca. A posto. Ah, posso anche cambiare rango? No. Sto, ho bisogno di 1000. Ah, il prestigio pure, quindi non solo 1000 di sviluppo, che forse l'ho raggiunto perché non me lo dice più, ma ci vuole anche prestigio. Che può essere pure abbastanza complicatuccio, perché adesso ne sto perdendo 2 al mese. Yearly prestige. Un colonizzatore disponibile 11.6. Questo mi farà perdere un bel po' di soldi. 2.8. No. Quindi dovrei riuscire ad aumentare di prestigio. Per prima di diventare impero ho bisogno pure ad aumentare il prestigio. Porca miseria. Non sarà facile. Nave da trasporto. Allora, io potevo costruire delle navi, abbiamo detto. Quindi qua diventano 34 navi di sport, ne costruisco altre 6, vado a 101 e 7 navi. Lightship, ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi faccio le lightship, 1, 2, 3, 4 su 10, 5, 6, e ne devo fare un'altra, la facciamo a Londra. Ok, a posto. Provincia non resta in Bourbon. Vabbè, penso di riuscirla a convertire prima di aver veri problemi, sì. Quindi la Francia è andata, la salutiamo. Potrei togliere un po' di manutenzione dei vari castelli a sto punto. Allora, togliamolo per tutte e mettiamola per quelli ai confini con la Spagna, così non ci facciamo venire cattive idee agli spagnoli, così. Questa al confine qua occidentale, 1-2, e Calais pure. E basta, quindi penso che stiamo bene così. 1, 2, 3 e magari anche questa, dai. Ok, quindi stiamo più o meno messi bene. Questo ci farà risparmiare altri soldi, quindi nonostante 4,05. Come posso aumentare il prestigio io? Vediamo che missioni ho. Quebec is not a colony. Mi dà logo allo sviluppo. Ho delle truppe esiliate. Ah, io giustamente c'avevo le truppe qua. In verità me ne vengo via, perché sinceramente non mi interessi granché di sta guerra. Ok, venite pure a casa. A Parigi, sta legge non passa. Chance di finire 10% ogni mese. L'Olanda, con chi sei in guerra? Con Colonia. E tu vorresti il passaggio da me, ma nemmeno morto. Ok. Aia, è passata la legge, quindi come ho cliccato lì, cioè, ah, quindi praticamente quando c'è un po' di chance, sì, al 100% passa. Ok, quindi ragazzi, tra un po' abbiamo la Civil War. Io però direi, siccome il tempo è praticamente scaduto, io mi fermerei un attimo per questo episodio e questa Civil War ce la facciamo nel prossimo episodio.